Ecco, vedete, lei è quella che fa i massaggi. Andiamo avanti. Ehi, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Nello scorso video siamo tornati indietro nel tempo per andare a prendere delle pergamene che parlavano del Sole Nero. Il Sole Nero è comparso in un sogno che ha avuto Summer, e quindi per saperne di più dobbiamo prendere queste pergamene che si trovano appunto nel passato. Il problema è che Perla è stata rapita da Mortal Volpe dopo uno scontro incredibile con lei e è stata portata nello Yo-Kai World. Shuden Doji e Abin Burrito sono comparsi in nostro soccorso dopo un'altra lotta e ci hanno consegnato la chiave per andare nello Yo-Kai World. Quindi ora andiamo nello Yo-Kai World, eccolo qua. Yo-Kai World del passato. Ah! Quindi c'è anche uno Yo-Kai World del futuro. Molto interessante. Che sia quello del tesoro? Incredibile! Non avevo mai visto niente del genere prima d'ora! Quindi questo è lo Yo-Kai World del passato! Ma è fantastico! È tutto così bizzarro! Che posto suggestivo! Avete ragione, in effetti è un luogo molto affascinante, non c'è che dire. Sono d'accordo con voi. E tu cosa ne pensi, Jack? Jack? Beh, non si può dire che non sia rimasto sorpreso. Pronto? Terra chiama Jack, ci sei? Beh, era ora. Non ci resta che trovare Mortal Volpe. Se è così, lasciate fare a me. Decisi sul serio? Ma certo, sapete che Yo-Kai World non ha segreti per il grande Whisper. Ai tempi del servizio presso Emma, ero un autentico VIP da queste parti. Whisper era al servizio di Re Emma, ora le ho davvero sentite tutte. Che cosa? Come vi permettete di dubitare delle mie parole? Vi dimostrerò che sto dicendo il vero portandovi direttamente al palazzo Emma. Io mi fido di Whisper. Forse dovremmo fare come dice lui. Grazie, Cole. Meno male che almeno tu mi capisci. Resisti ancora un po', Perla. Presto arriveremo a salvarti. Bene. In realtà, io sì, vorrei andare allo Yo-Kai World, però. La cosa che vorrei fare però ora, per prima, è trovare chi vende lo scettro mitico. Che se no. Wow, mi sono buttato. Ho avuto paurissima. Oh! Salve! Kyubi Nero, ma come? Ah, guardalo qua! Guardali! Due, tre, quanti ce ne sono? Guarda che mamma mia, che no, che visione orribile. Visione di grasso. Reference a Dark Souls. Ah, dobbiamo andare qua effettivamente. Tutto stranissimo. Che figata. Questi qua vendono tempura, sukiyaki e sushi. Tu che vendi, nonna? Beh. E zitta, mannaggia la miseria, quanto cacchiacchiera. Allora, dunque, la missione direbbe di andare a Palazzo di Emma. Io qua mi sto facendo dei giri per conto mio, a dire il vero. Cioè, vorrei farmi dei giri. Abbiamo Gachaland, eccola qua. Questo dovrebbe essere un posto che si apre più tardi o è già aperto? È già aperto. Beh, cosa si fa a Gachaland? Abbiamo anche Fortunoco. No, fortuna con l'evoluzione. Si shoppano le chiavi con i punti. Anche le sfere. Bene. Oh! Oh, c'è tutt'osso! Ciao! Che figata. No, no, qui a Gachaland ci verrò sicuramente a perderci un po' di tempo. Ma cosa? Ah. Qua c'è Tizio del Baratto, c'è Nacho, ma scusami. Quindi ci portava direttamente a Gachaland, ma dai! Ecco perché non potevamo andare sotto. Giriamo la slot allora.
Oddio, un altro Shogunian non mi piacerebbe proprio. Le anime per Nerorco. Sfera piccola. Oh, ho ottenuto un giro gratis. Ok. Ah, sono i punti. Più faccio slottate, più prendo punti. Ok, ho capito. Beh. Insomma. Sì, però qua sta slot è fallata. Cioè. Però. Blu, ok, già qualcosa di meglio. Gelina. A sto punto me le finisco queste. Ok, dai. Vediamo un po' cosa. Oh, rossa, attenzione. Bene, ne ho due. Va bene, andiamo via da Gacheland, che sennò mi perdo pomeriggio qua dentro. È tipo la sala giochi per yokai. Io più che altro vorrei solo capire dove comprare lo scettro mitico. Ah. Sì, sarebbe bello. Si può andare? Qua non è dove c'era il Poliministro nel presente? Beh, sì. Oh, attenzione, forse questo vende quello che mi serve. Sì, lo vende. E quanto costa? Ma siamo matti, ragazzi. Ma mi hanno fatto spendere un botto di soldi questi. Mi tocca davvero farmare. E sfera grande, wow. Allora, io vorrei andare un attimino qui, ma c'è il Nerorco che guarda la porta. Oh, buongiorno. Ok. Entro lo stesso. Ah, non si può. ci potrò entrare prima o poi comunque. Se è interagibile è perché ti ci fa entrare. Ecco, vedete, lei è quella che fa i massaggi. Andiamo avanti. Alla fine ho recuperato i materiali per la missione del rango B. Mi ritengo piuttosto soddisfatto. Qui c'è uno shop che vende libri. No, che roba vendi tu? Buongiorno. Ah, vendi roba buona tu. Pane morbido. Oh! Vendicanima. Non mi ricordavo il suo nome. Figo comunque. Bella Yokai World, eh. O meglio, Yoma City. Ciao. E cosa ci fanno degli umani qui a Yokai World? A lui darei la voce di Ubaldi perché gli sta a pennello, secondo me. Caspita, questo sì che fa davvero paura! No, non ci voleva, l'ingresso principale è bloccato! Tranquilli, lasciate fare a me. Salve Nerorco, quanto tempo? Sono Whisper. Chi? Ma come? Non ti ricordi di me? Ero uno dei servitori di Enma. Non so chi tu sia, sottospecie di fantasma e smoking. Che cosa? Oh. Mi dispiace, ma non ti farò passare. E ora andatevene subito da qui. Non è possibile. L'ennesima menzogna di un bugiardo patentato. Secondo me non è un bugiardo. Qui ci sono sempre stati molti yokai, sapete? È normale che il buon vecchio Nerorco non si ricordi di me. Sì, come no? Ma ora che possiamo fare? Non abbiamo altre idee. Sembra che non ci resti altro da fare che chiedere informazioni in giro. Ehi là, ragazzi, avete bisogno di aiuto? Oh, hello! Nuovo Overnian! E tu chi sei? Io? Io sono Overnian! Ho sentito che siete in difficoltà, non posso far finta di niente! Fantastico, sei davvero tu, Overnian! Che cosa ci fai qui? Oh, sei tu, Link. Ne è passato di tempo, eh? E ci sei anche tu, Whisper. Sono felice di sapere che state tutti bene. Lo stesso vale per me, amico, ti vedo in forma. Quindi voi siete tutti amici di Link? È un piacere conoscervi, ragazzi. Il piacere è tutto nostro. Mio padre è davvero incredibile, ha conosciuto davvero tanti yokai. A proposito, Overnian, che cosa ci fai qui? Oh, sono solo di pattuglia. È mio dovere far rispettare la legge qui. Sei di pattuglia, hai detto? Quindi conoscerai lo yokai Mortal Volpe, presumo. Sai dirci dov'è? Mortal Volpe, hai detto? Sì, l'ho già sentito nominare. Ci sono giunte molte lamentele sul suo conto. La state cercando? Esatto, ha rapito la nostra migliore amica. Che cosa? Caspita, non pensavo che fosse capace di una tale azione. E invece è proprio così. Io e gli altri siamo giunti fin qui per salvarla. Ti prego, Overnian, aiutaci a trovare Mortal Volpe. Il vostro è uno scopo nobile. Vi faccio i miei complimenti.
Eh sì, venirò a voi per aiutarvi nella vostra missione. Dici sul serio? Ma è fantastico, grazie mille! Uno yokai in più per combattere. Eccole qua, le famigerate missioni chiave. Direi di iniziare con quella di Insomnia. A Yokai World sembra esserci uno yokai in grado di parlarci di Mortal Volpe. Non facciamolo attendere. E vuoi far attendere Insomnia? Se sei matto? Sì, lo faccio attendere perché vado nel futuro a farmi dare lo Yokai Watch di rango B. Allora, le fragole, no? Giusto per capire bene cosa... a cosa servissero. Magari un piccolo snack che esce dallo Yokai Watch, no? Invece non è vero, se vuole mangiare la nonna. Ecco, perché hai bisogno di quegli oggetti? Cosa intendi dire? Beh, prendiamo lo scettro mitico, ad esempio. A cosa serviva? L'ho usato per muovermi più agilmente con la schiena. Va bene. E lo scudo bitorzoluto? Come poggiapiedi? Poggiapiedi? E le fragole reali? Se le ha mangiate, certamente. Quindi, tutto. Non serviva a niente per lo Yokai Watch allora, signora! Quindi cos'è? Magari il frammento di scettro mitico aumenta la portata degli attacchi? Oppure lo scudo aumenta la difesa? No. Nulla di tutto ciò. Mi sa che è la stessa Insomnia. Wow. Stavo per dire, magari è la stessa Insomnia che abbiamo visto prima, no? Nelle onsen. Invece no. Che noia, non succede mai niente di interessante qui. Mi serve qualcosa per caso? Per caso conosci uno yokai di nome Mortal Volpe? Mortal Volpe avete detto? Mi dispiace, ma questo nome non mi dice nulla. Se volete però posso raccontarvi la storia delle anime volanti. Le anime volanti? Deve essere tutta opera di Mortal Volpe, non ci sono dubbi al riguardo. Vi vedo interessati? Volete che vi racconti di più in merito? Certo! Sono tutto orecchi. Sapevo che l'avresti detto e ora ascoltatemi attentamente. Ho avvertito qualcosa poco fa mentre passavo davanti al negozio di ramen. Il negozio di ramen, eh? Ci andremo subito, grazie Insomnia. Nessun problema, fate attenzione però, d'accordo? Buona fortuna! Ah, ma non è così semplice allora. Eccolo qua. Facciamo prima a far così. Ok, qua dietro. Cos'è? Io magia? Sì, a quanto pare. Che sia opera di Mortal Volpe. Oh! Malandro. Cioè, ti viene allo scoperto, attacca subito. Oh! Da solo? Quante botte ci prendi ora, malandro? Quante botte ti diamo ora? Siamo in 6, siamo. Cioè, 6 in totale. Ah, però niente, non gli fa niente. In effetti sì, non sta facendo nulla. Ma scusami, non l'avevo ricaricato lo Yokai Watch. Boh, stranissimo, l'avevo ricaricato ma si è scaricato subito. Va bene. E voi chi siete, mocciosi? State cercando Rogne per caso? Cosa? Sbaglio o sei stato tu ad attaccarci all'improvviso? Stavo solo seguendo gli ordini di Mortal Volpe, tutto qui. Che cosa hai detto? Ah, dannazione malandro, perché non ti rimane freno quella lingua? Era Overnian a parlare. Sputa e rospo, dov'è Mortal Volpe? Cosa? Voi vorreste incontrarla? Beh, mi spiace deludervi, purtroppo non so dove si trovi al momento. Ma come, non sei un suo aiutante? Beh, a dire il vero, Mortal Volpe stessa è al servizio di qualcuno. Stai dicendo che c'è uno yokai rubanime ancora più potente di lei? Esatto, si dice che questo yokai sia in cerca di anime esclusivamente umane. E tu sai chi è questo yokai per caso? Oh, guardate cosa si è fatta, mi dispiace ma devo proprio scappare. Abbiamo fatto Insomnia. Beh, era malandro, uno dei tanti di Mortal Volpe, ci ha detto tutto. Mi chiedo se lo yokai che cercate sia coinvolto in qualcosa di grosso. Quindi questo è tutto ciò che avete scoperto finora? Beh, come inizio non c'è male. Continuate così, intesi? Buon divertimento a Yokai World.
Prima missione completata, continuiamo con le altre. In cerca di Mortal Volpe 2. Le nostre indagini su Mortal Volpe non sono che all'inizio, abbiamo un altro testimone da ascoltare. Eccolo qui. Nervi Macio. Mi serve qualcosa? Sì, per caso conosci uno yokai di nome Mortal Volpe? Sì, l'ho incontrato qualche giorno fa. E saresti disposto a parlarci di lui? Dunque, vediamo un po'. Oh, di colpo ho come la sensazione di essermi dimenticato tutto. Se non sbaglio, quella volta mi chiese di fare qualcosa per lui. Forse con un pasto come si deve potrei riuscire a ricordarmi. Sono sicuro. Mangiare mi aiuterà a spremere le meningi. Portiamogli qualche onigiri. Qualche preferenza? Ovviamente. Riesco a pensare bene solo se mangio un po' di onigiri hamburger. Ok. Si comprano al negozio di... Per fortuna avevo aperto un punto di interesse qui a Super Più, se no col cavolo. Ci voleva le ore. Onigiri hamburger. Ne compro un paio per sicurezza, toh. Grazie anche a te. Guarda, ora faccio una cosa, ma non ti impaurire, eh. Scompaio davanti ai tuoi occhi, ma è una cosa normale. Bene. E allora abbiamo preso questo hamburger, questo onigiri hamburger. Bene, ora parlaci, dai. Fantastico, ma non credo che basterà farmi tornare alla memoria. Un onigiri special mi schiarirà completamente le idee. Onigiri special, hai detto? Proprio così, portatemelo uno e non ve ne pentirete. Questo, a differenza dell'altro, so dov'è. Questo onigiri special si vende qui nello Yokai World, quindi basterà andare dal K che sta qua sopra e comprarlo. Spero che sia l'ultimo. Allora, ecco qua il tuo onigiri special. Sì, è per te, per forza. Ok, eccolo qua, ora abbiamo fatto. Non so perché, ma ho un brutto presentimento. Altro cibo. Cos'altro vorresti? E se provassimo con qualche botta in testa? Whisper, sai che hai avuto un'idea geniale? Una volta tanto. Sì, dicono che siano rimedi efficaci contro le amnesie improvvise. Amnesie improvvise? Che ne pensi, Nervi Macio? Ti va di provare? E che volete fare? Oh, niente di che, una semplice battaglia basterà, vedrai. Stavolta siamo noi quelli incazzati, per forza. E altro cibo, altro cibo, altro cibo. Lo sta a fa apposta. Ovvio. No, vorrei essere l'umano, non lo yokai. Essere lo yokai non mi piace. Ah, c'era l'Energy Globo là, chi l'ha visto? Ah. Lotta iper easy. E allora? Ne vuoi qualche altro o ti è bastata? Si può sapere che vi ha preso? Sembra che non abbia funzionato, vogliamo riprovare? No, no, la battaglia basta e avanza. E poi mi sono già ricordato tutto. Sul serio? Ma certo, perde tempo fa, Mortal Volpe mi chiese se poi devo consegnarle l'anima di un essere umano. L'anima di un essere umano? Proprio così, fu l'essere in persona a farmi questa richiesta. Disse che aveva bisogno di qualcuno che l'aiutasse ad assorbire più anime possibili. E tu come hai reagito? L'ho aiutata, ma quando ho provato a chiederle qualcosa in cambio è scomparsa. Conoscendoti le avrei chiesto onigiri o qualcosa di genere. E non sai dove possa trovarsi adesso Mortal Volpe? Purtroppo no. Ma non disperate, con qualche onigiri posso sempre provare a ricordare. D'ora in poi dovrei cavartela da solo, Nervi Macio. Devo dare un'altra botta in testa. Tanto per... così, per sicurezza. Sai com'è. Comunque, anche questa è fatta. Bene, nel prossimo episodio andrò avanti con la storia, ovviamente, concludendo il terzo e ultimo caso di Mortal Volpe. Poi sicuramente uscirà allo scoperto o qualcosa del genere. Sono molto lunghi i capitoli di Yokai Watch 4 dopo il quinto, quindi ci stanno. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!